Salve. Scusi, che ore sono? 2:30. 2:30. Senti, visto che si trova, io mo vado a mangiare. Mi puoi dare un'occhiata al cappello? Che stanno i soldi. Scusate, maresciallo. Sì. Cioè, sono 2 ore che state lì girati di spalle e volevo sapere, ma chi state aspettando? Ah, no, va bene. La parlo io, parli tu. No, per me? Qua tra me. Allora, dunque, signorina, niente, praticamente noi stiamo aspettando il primario. Perché stiamo svolgendo delle indagini preliminari sul personale della struttura, ecco quello. Il primario è in riunione. Ah. E quel non è per mo che si muove, cioè fa notte. E quindi potevate chiedere prima e ve ne sareste già tornati alle case vostre. Ah, ho capito. E che facciamo? Chiediamo a lei. Chiediamo a lei? Parlo io, parli tu. No, vabbè, no, per te. Guarda te. Intanto vorremmo sapere in questa clinica quante persone lavorano. Ehi, quante persone lavorano in questa clinica? 1 su 5. Uno va più caffè, uno legge il giornale, uno si va a spread l'aria, fa una passeggiata fuori, dice. Noi siamo convenzionati con la regione. È strana sta cosa. Respiri, respiri profondamente, per piacere. Non è un problema, cioè è ovvio che ci sono io, me la vedo io. Per piacere, risolvi. Come va qui? Ah, buongiorno, dottore. Come sono io? Va bene? Risolvi questo problema che ci tengo. Ma ci vediamo. Come sta? Dottore, io non lo so come sta, perché c'è una cosa che non riesco a capire un attimo. Non lo so come sta, cioè io mi devo fidare a chiedere. Le palpitazioni aumentano. Aumentano? Così, sono regolari. Un attimo, mi lasci fare. Impazzito, proprio il cuore impazzito. Impazzito. Così, si regolarizza. Ok, vediamo. Facciamo una apri. Sì. Vedi, Così. Impazzisce. Brutta la e invece è così, regolarizziamo. Capisco, ma posso fare qualche cosa, dottore? Sì, qualche cosa si può fare. Se ti allacci il camice, gli è meglio. Romeo. Ma perché? Sei tu Romeo? Because? Scusa, ma tu chi sei? Con chi sono? Romeo. Sono Giulietta. Giulietta? Svegli. Ma più che la Giulietta mi parla una cincin. Romeo, dai, sai. Oh, ma io non sono Romeo. Io sono Pierino. Pierino? Fa vedere? Pierino. Vabbè, Fenaco, Pierino, sali, dai. Tanto Shex mi sta dormendo. Esatto. Senza motivo, cioè, ci fosse un motivo che uno alla fine lo fa, si sfoga così, allora uno ne approfitta. No, non c'è motivo, non c'è la circostanza, non c'è niente. Che cosa ti ha spinto? Io voglio dire, non piange, non fa la vita, che cosa ti ha spinto? Che cosa ti ha spinto a mettere le corna a me? Ma che vuoi da me? È stata la carne a tentarmi. La carne? Perché io fino a mo che cosa ti ho dato? La verdura? Stai fermo, fammi andare a vedere, non ti si muove bene, che tu come ti muovi fai danni. Aspetta, fammi andare a vedere. Stando a capo di spazio, sopra la nivea, perché già. Ehi, Lucia! Che ci fai qui? Che ci faccio? Sono venuta a fare una settimana di vacanza in montagna. Io mo me ne sto andando. Te ne sei andati? Ah, no, se lo sapevo facevo anch'io questa settimana. Peccato. Da sola stai, no? Da sola. No, lo vedi il polmone dove sta. Salute, sì. Te cambi. Ma è peggiorato. Sì, si peggiora. Sei, e tu, in questo albergo stai? Sì, sempre qua. È buono. Oh, si mangia bene, si sta benissimo. Che io ho dovuto organizzare all'ultimo momento, qui ho fatto tutto io. E non può fare lui, darti una mano. Lui deve fare. Guarda, è talmente cretino che sì. L'ultima volta ha consultato la Bibbia per trovare un albergo in Palestina. Buongiorno, sono Annabella della Svizzera Servizio Clienti. In che cosa posso esserle utile? Buongiorno, signori, finalmente sono riuscita a prendere la linea. Senti, una cortesia, io non mi sta funzionando il modem, non so che fare, non riesco ad andare su Facebook, su internet, che devo fare? Non si preoccupi, adesso risolviamo subito il problema. Innanzitutto mi dica, che luci sono accese? Aspetti un attimo, per favore. Quella della cucina e quella del bagno. Che devo fare?
e devo spegnere. No, signora, volevo dire... Perché? Perché tu non dovevi morire? Tu non dovevi morire. Ditemi un perché, una spiegazione, una cosa, una circostanza. Non c'è motivo, un'evenienza. Perché dovevi morire? Tu non dovevi morire, non dovevi morire. Tu non dovevi morire. Non c'è una giustificazione, una cosa. Non c'è niente. Perché sei morto? Perché sei morto? Io c'è infatti... Sono arrivato a livelli che impazzisco, perché cioè, la domanda io me la faccio, la risposta non stai, perché sei morto? Perché sei morto? Si faccia coraggio. Quale coraggio? È l'inevitabile. Che vita? Si può pure evitare. Perché è morto? Una spiegazione, secondo lei, cioè, è possibile che uno faccia la domanda e non deve avere la risposta? Cioè i migliori, sì. L'amico del cuore. Non è amico del cuore, no. Che significa? È il fratello, suo fratello. Perché? Perché sei morto? Perché? Perché? Perché non sento, perché? Ditemelo, io impazzi, non lo so. Onesto. Se ne faccio una ragione, ma è un parente stretto. Non è un parente stretto. Non doveva morire. Una persona come questa non doveva morire. Perché sei morto? Perché? Scusi. Ma chi è? Eh? Chi è? Questo è il primo marito di mia moglie. Ma sta una croce, ma sta... Che? Ho capito. Che ti ne panici? Tranquillo, per la strada, non ci sta che... Cosa è morta?